Piccarreta, un derby vinto a Muravera, immagino una soddisfazione enorme, perché comunque oltre alla vittoria avete fatto una bella partita. Sì, beh, giustamente la soddisfazione è tanta, si è vinto un derby, si è vinto contro un'ex squadra, tanti fattori che comunque poi aiutano a stare bene, no? Niente, poi al di là del risultato, la prestazione della squadra è stata un'ottima prestazione. Ho chiesto questo alla squadra, la squadra si è comportata, come gli ho detto, volevo una gara maschia, volevo una gara determinata, volevo una squadra sanguigna, e così è stato. Ecco, ma questo l'hai chiesto perché magari non questo tipo di gara non l'hai avuto magari anche nella trasferta precedente, perché poi noi ci chiediamo come si passa da un 4-1 di Ghilarza a vincere giocando bene. Sì, hai ragione, è normale che purtroppo nel calcio alcuni giocatori non riescano a capire quella che comunque è la partita della domenica, no? Riescono a esprimere il meglio quando comunque la partita è sopra le righe, non c'è neanche bisogno che l'allenatore entri negli spogliatoi alle volte. Invece purtroppo bisogna lavorare bene quando vengono a mancare quegli stimoli, perché magari la partita non è di cartello, ma è una partita che stai affrontando una squadra che magari è di medio bassa classifica. Allora lì bisogna essere bravi lì a trovare gli stimoli giusti per affrontare quella gara. Poi, come ho detto, in certe partite non c'è neanche bisogno che l'allenatore entri negli spogliatoi. Basta lavorare bene durante la settimana e poi i ragazzi sanno il fatto loro e si comportano poi come si sono comportati. Ecco, siete partiti molto bene. Voi avete aggredito l'avversario, giocavate più voi la palla inizialmente, pretendevi il giro a palla dietro, che non si buttasse, e poi avete punto. Magari il gol è arrivato anche per un'indecisione loro, però tutto sommato c'eravate, lo stavate costruendo. Sì, diciamo che comunque poi alla fine è normale che cerchi di costruire qualcosa di buono per poter arrivare a finalizzare, però poi gli episodi fanno la differenza, no? Ogni partita, ogni domenica l'episodio è quello letale. Oggi è andato a sfavore loro con quell'indecisione del centrale che ha rincorso questa palla, l'attaccante Stefano è stato bravissimo ad anticiparla e buttarla dentro. Poi è normale che cerchi comunque di costruire. Poi c'è stato questo gol, questo pareggio che ci ha un po' scossi, perché comunque ci ha messo un po' fuori gli equilibri che avevamo sino a quel momento. Però poi siamo stati bravi a portare i primi 45 minuti negli spogliatoi per rientrare in campo con quell'energia che ci ha contraddistinto nel primo tempo e nella parte iniziale. Con la Coquen ha fatto la differenza, due bei gol, ma soprattutto perché ha tenuto benissimo palla. Non ricordo un passaggio, comunque una giocata sbagliata da lui. Un giocatore molto importante per voi. È un giocatore che sa il fatto suo, un giocatore che queste categorie qua gli stanno sicuramente strette. Ha un curriculum non indifferente, è un giocatore che è stato preso perché sapevamo che ci potesse dare una grandissima mano di aiuto, e così è stato. Il primo mese ha avuto un po' di difficoltà, tra virgolette, se la vogliamo chiamare difficoltà, ma più che altro un fatto di inserimento, un fatto comunque la famiglia è distante da lui, tante cose, tanti fattori che comunque poi alla fine influiscono. Adesso ha conoscenza, piena conoscenza del gruppo, del posto, di tutto, e questo è il giocatore. Senti, invece Corona magari cercava il gol dell'ex, forse l'ha tradito quello, non è andato male, però ci si aspettava qualche giocata delle sue, comunque il 2-1 è nata con una sua bella punizione. Giuseppe è questo, Corona è questo, Corona è un giocatore che ti può cambiare il volto della partita da un momento all'altro, può incontrare delle pause, può avere delle pause durante la partita, ma come è giusto che sia, perché ha una caratteristica molto particolare rispetto ad altri giocatori, è molto esplosivo, è normale che essendo molto esplosivo ha più pause lui che altri, perché? Perché quando comunque mette in campo la sua esplosività in un fazzoletto di campo, poi giustamente deve recuperare. Ma Giuseppe non si discute, io sono qui perché sono felicissimo di avere una fase offensiva come questa, e vorrei che appunto questa fase offensiva potesse continuare sino a fine campionato senza nessun tipo di problema. Senti, invece io ti chiedo, dove vuole arrivare questo Portocorallo giunto a quota 16? Giunta a quota 16 e... Questo Portocorallo non si è prefissato nessun obiettivo particolare. Questo Portocorallo deve affrontare domenica dopo domenica, consapevole dei propri pregi e dei propri difetti. Noi siamo una squadra che possiamo dire la nostra, come mi stavi dicendo tu prima, come potete perdere a Ghilarza 4-1. Questa è la nostra squadra.
abbiamo purtroppo delle carenze che dobbiamo essere bravi noi a far sì che queste non si evidenzino più di tanto. Questa è la nostra squadra. Grazie Andrea, complimenti per la vittoria di oggi, in bocca al lupo per il proseguo, due derby già in saccoccia non è poco. Grazie Crepi e tanti auguroni anche a te e a voi per la redazione. Grazie.